Ecco perché odio gli stranieri. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, questo era un video che in realtà non avevo in programma di fare, però ho sentito parlare di questa news e mi sembrava doveroso fare un video, dal momento che pure io sono stato comunque coinvolto nella promozione del World Rugby Cup di quest'anno. Ci saranno ancora alcuni video che in realtà, oddio, non sono ancora usciti, però usciranno, sempre tutti che ho girato a Kyushu. Oggi ho fatto un Insta Story poco fa in cui vi dicevo che avrei parlato di una cosa che mi ha fatto molto incazzare del Giappone. Ciao ragazzi, allora è successa una cosa che mi ha fatto un filino incazzare sul Giappone. Mi consigliate di parlarne per fare un video che tanto verrà demonetizzato, star qui a stirarvi i capelli e farvelo, o lasciar perdere? Scrivetemelo. Tutti, o almeno la maggior parte di voi, ha pensato che mi riferissi a quelle due giapponesi che sono state truffate da quel ristorante a Roma. Per chi non lo sapesse, vabbè, ci sono state queste due turiste che sono andate a Roma e hanno dovuto pagare 400 euro per una grigliata e due piatti di pasta. Tra l'altro loro erano amici di amici, perché se vi ricordate io ve ne avevo già parlato ben prima che la notizia uscisse sui giornali, intorno al 5 di settembre su Instastory, e poi ho anche fatto un video sul canale a cazzo, se vi ricordate, in cui ne citavo. Vi aggiorno su cos'è successo oggi. Abbiamo trovato questo ristorante a Roma che ha fatto pagare 429 euro a due giapponesi, e adesso ho chiesto al mio gruppo di CrossFit dei consigli, e mi stanno dando tutti dei consigli, perché arriveremo al nocciolo della questione. E il giorno dopo io e Erico siamo andati a rivolgerci alla polizia, quindi non so se anche noi abbiamo contribuito alla multa che è arrivata a questo ristorante. Ne parlerò più avanti nel video, adesso voglio concentrarmi sulla cosa di cui volevo fare questo video, che era questo evento che è successo su questo treno. Allora, cos'è successo? Il Giappone ha ospitato i mondiali di rugby e ci sono stati un gruppo di francesi che ha reagito in modo un pochino eccessivo su un treno in Giappone. Adesso vediamo il video. Come potete vedere, la reazione è stata, penso che anche per l'Italia una reazione del genere sarebbe stata ben sopra le righe. Una giapponese ha filmato il fatto e ha condiviso la sua opinione in questi tweet dicendo: ecco cosa sta succedendo sulla Keio Line in questo momento. All'inizio guardavo e ridevo, ma la situazione è diventata sempre più intensa, urtando persone che non c'entravano nulla. Le gambe di qualcuno hanno colpito la mia camera e la protezione della lente ha preso il volo, quindi ho cambiato vagone. E poi continua: capisco la volontà di voler celebrare una vittoria, tuttavia volevo dirvi che questo comportamento non fa parte di tutti i francesi. Dopo che ho cambiato vagone, infatti, c'erano degli altri francesi che hanno detto che hanno cambiato anche il loro vagone perché volevano evitare certi elementi. È lo stesso discorso di Halloween in Giappone: non tutte le persone vogliono travestirsi e sono solo un piccolo gruppetto che si comporta così. Un evento veramente divertente in Giappone, però negli ultimi anni sta assumendo una connotazione abbastanza negativa, perché comunque c'è veramente troppa gente a Shibuya e alcuni sono veramente impazziti. Tipo l'anno scorso mi ricordo che hanno buttato giù un camion, comunque, cioè una decina di persone si sono messi a spingere questo camion e l'hanno buttato giù. Quindi capite, è sempre quando si festeggia, capito? Magari c'è sempre quello che vuole andare un pochino oltre e poi fa dei danni, come hanno fatto questi francesi. Questo tweet di questa donna ha ricevuto una serie di retweet e di risposte, e vorrei leggerne qualcuna. Ringrazio Yuta che le ha trovate e io ve le condivido con voi in italiano. Chi volesse, vi lascio in descrizione anche il link di Yuta, che è questo youtuber giapponese che parla in inglese. Allora, hanno scritto: odio cose come questa. Non sono un seguace, ma queste cose mi fanno davvero stare male. La pazzia non mi dà troppo fastidio, ma mi spaventano le scarpe sporche sui sedili dove la gente si siede. Se sono pazzi, posso semplicemente sorridere e dire: non esagerate, ma le scarpe sporche sono davvero inaccettabili e direi: fermatevi subito. Vabbè, in realtà mettere le scarpe sporche sui treni, sui sedili, anche in Italia, se tipo, non lo so, passa un controllore, vi ferma e vi dice di non metterle, quindi non è una cosa così strana neanche per noi italiani. Però a maggior ragione in Giappone, che comunque c'è uno standard di pulizia veramente alto, è veramente un comportamento inaccettabile. Comunque, andiamo avanti con altri tweet. Per favore, rispettate le regole. A prescindere da dove provenite, comportamenti del genere non vanno perdonati e si dovrebbe prendere dei provvedimenti. Secondo me sono davvero tutte queste delle reazioni comprensibili, perché lo so che magari se siete degli occidentali e vedete il video non riuscite a capire quanto questo comportamento è stato grave e veramente
inaccettabile per i giapponesi, perché comunque quando voi salite in treno veramente sembra quasi di andare in chiesa in Italia, perché comunque c'è veramente una pulizia assurda e c'è un silenzio, una pace che comunque si percepisce. E se è vero che da una parte ogni tanto ci sono dei giapponesi ubriachi che magari sono rumorosi, o semplicemente dei giapponesi maleducati, magari anche degli studenti, delle superiori eccetera, con le cuffie che fanno un po' di casino, però non sono comunque dei comportamenti di giapponesi comuni e vi assicuro che danno molto fastidio anche ai giapponesi. Per esempio, non so se sapete, ma se seguite questo canale dovreste saperlo, che parlare al telefono sui treni in Giappone è proprio, cioè, non è una cosa che proprio non si fa, è proprio joshiki, sarebbe praticamente buon senso, common sense, common sense. Nemmeno parlare ad alta voce con la persona che ti sta a fianco è in realtà per i giapponesi una cosa accettabile. Comunque, giusto per essere più, diciamo, onesto in questo video e darvi una visione più completa, ho deciso di leggere anche alcune altre tweet di persone che invece la pensavano in modo diverso, sempre giapponesi. Leggiamone alcuno. Il treno sembrava vuoto, quindi va bene. C'è anche un anziano dietro che sembrava sorridere divertito, quindi la situazione sembra pacifica. Ci sono persone che sono subito pronte a lamentarsi. Non penso che nemmeno queste persone siano nel giusto. Da giapponese chiederei a voi di tenere la mente aperta con questo tipo di stranieri. I mondiali di rugby sono un evento speciale. Dimostriamo quanto i giapponesi siano aperti ad accettare gli altri. Allora, io devo dire che quest'ultimo tweet in realtà, cioè, diciamo che non lo so, cioè sembra positivo e magari visto da fuori voi lo percepite come positivo, ma visto da straniero che comunque vive in Giappone lo percepisco come, non so, però come per dire che i giapponesi siano quasi migliori, cioè, o che comunque, avete presente un cane se fa una cazzata e dice vabbè, ma stiamo, cioè, accettalo, è comunque un cane. Quindi mi sembra che ci sia questa sfumatura un pochino che non mi piace. Ma un elemento importante secondo me di tutti questi tweet è che è come se la gente non se la fosse presa così tanto perché si trattava di stranieri. Se si fosse trattato di giapponesi, secondo me, ma anche secondo altri giapponesi, la situazione sarebbe stata molto diversa se fossero stati dei giapponesi che si comportavano così. E adesso vi leggo qualche tweet. Non capisco la reazione di quelli che dopo aver visto il video hanno detto: il Giappone ha regole comportamentali troppo severe ed una cosa così è accettabile. Mi chiedo se difenderebbero alla stessa modo un giapponese che si comportasse in quel modo. In generale, se sei uno straniero o meno, dovresti seguire la frase: a Roma fai come i romani. E devo dire che il fatto che abbiano citato questa frase mi fa molto pensare e sono assolutamente d'accordo, perché comunque voi quando salite su un treno in Giappone, anche se non seguite tutte le regole, perché è normale che uno straniero, magari uno straniero che vive in Giappone da tanti anni come me, no, è inaccettabile che non conosca tutte le regole, o comunque la maggior parte, almeno quelle che conoscono i giapponesi, però uno straniero che magari va in Giappone per la prima volta, ci sta che magari sbaglia e fa una telefonata sul treno, perché magari non lo sa, non si è documentato bene, non ha visto il cartello, quindi va bene, non è che sia il massimo, però è comprensibile. Però al punto che dopo una, due, tre volte che prendi il treno ti accorgerai che comunque sei l'unico che fa rumore. Quindi comunque se hai un po' di tatto e sensibilità ti rendi conto che comunque è un comportamento che non puoi fare. Ma qui non si parla di una telefonata. Come potete vedere da queste immagini, il comportamento era decisamente sopra le righe di questi francesi. Comunque andiamo avanti, vi leggo un altro tweet. Mi secca la situazione di perdoniamo gli stranieri perché sono stranieri. E anche secondo me questo è giusto. Una reazione di è tutta una festa è dovuta al fatto che questi stranieri fossero caucasici. Se si fosse trattato di cinesi o coreani, i giapponesi li avrebbero additati come delle persone molto maleducate. E non penso che ciò sia giusto. Non so come dire, però, è come se i giapponesi si aspettassero di più dai cinesi e coreani, essendo comunque tutti asiatici, avendo comunque dei tratti somatici forse simili, si aspettano che comunque questi stranieri capiscano meglio gli usi e costumi che hanno i giapponesi, mentre coi caucasici, essendo così lontani, o magari per i giapponesi alcuni fisicamente anche più attraenti, che secondo me anche questo un pochino è un elemento, perché io sono sicuro che se fossero dei caucasici brutti, secondo me, non lo so, lo so che è una cosa, sembra un po' superficiale, però è anche una cosa del Giappone. Comunque il Giappone guarda molto alle apparenze. Dovrei andare molto nel dettaglio, perché qua sembra che sto dicendo che i giapponesi sono superficiali. Non sono superficiali, però guardano molto al pacchetto. Per esempio, anche se vai a un colloquio di lavoro, ti devi presentare, anche in Italia in realtà, però in Giappone ancora di più, c'è proprio tutta una procedura di come ti devi vestire, di come ti devi acconciare i capelli, di come ti devi sedere, di come ti devi presentare. Quindi comunque, se uno straniero ha un aspetto magari più
più attraente, è molto pulito, ha un buon profumo, probabilmente, anche se si comporta virgolette male, è accettato meglio di magari uno che fa una cosa meno grave, però si presenta in un modo, diciamo, meno bello. Vabbè, comunque non vorrei dilungarmi troppo su questo discorso. Ci sono stati comunque alcuni giapponesi che hanno compreso il comportamento festoso di questi francesi, ma ce ne sono stati altri che invece hanno avuto una reazione molto negativa. E magari alcuni di voi si chiederanno se questo ha influito sull'immagine dello straniero che non rispetta le regole. E devo dire che comunque con l'arrivare delle Olimpiadi e tutti gli stranieri che arriveranno, secondo me, eventi del genere succederanno sempre più spesso. Il che mi dà molto fastidio, perché comunque ci danneggia l'immagine, quindi sarà più difficile comunque per gli stranieri trovare lavoro e un sacco di altre conseguenze derivate da ciò. L'unico lato positivo di tutto ciò è che almeno ci avrò materiale nuovo per questo canale, quindi restate sintonizzati, attivate le campanelle e vi farò vedere sempre più cose meravigliose su questo paese.